Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo nuovo video. Sono molto distante dalla fotocamera perché non ho altri rialzi, quindi spero che il video si senta bene. È la seconda volta che faccio questo video perché la prima volta ero inquadrato fino a qua, vedevate questo. Adesso devo ricontrollare se il video va bene, ma comunque se lo vedete caricato vuol dire che è andato sicuramente bene. Niente ragazzi, io volevo farvi vedere la casa. Ma perché mi sono trasferito in Germania? L'avevo detto in un video, sono con le ciabette, con l'infradito e stile, quel casino. Mi sto conformando a loro. No, non è vero. E, praticamente niente, vi volevo far vedere la casa. La casa è di 40 metri quadri, ma fondamentalmente non c'è niente. Quindi se sentite che è rimbomba, è perché è vuota. La Germania offre tanto dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista di per far crescere anche una persona, in tutto e per tutto, però non offre, le case sono vuote, la gran parte delle case affittate sono vuote e di conseguenza la devi insomma allestire tu, la devi insomma riempire tu. E noi per adesso, ringraziando Dio, ci hanno prestato un tavolo con delle sedie, che è quella che avete visto a inizio video, e anche un armadio e un mobiletto che è da quella parte, che è in fase di montaggio. Non c'è niente di che, la casa è completamente vuota, quindi anche se faccio vedere la casa vi farei vedere giusto le quattro pareti vuote. Ah, e il letto di là l'ho montato con un ragazzo che è stato super super disponibile. Infatti poi farò un altro video, vi dirò come mi sto trovando. Di base semplicemente questo video nasce dall'esigenza di dirvi che mi sono trasferito, cercherò di pubblicarlo già nel brevissimo periodo, oggi è 16 se non mi ricordo male, e cerco di pubblicarlo intorno al 17-18, insomma prima di Natale, prima della nuova programmazione. Io lo sapevo che sarei stato così messo male, perché me l'aspettavo, perché me l'avevo detto, perché lo sapevo. La Germania è, ripeto, una bellissima nazione, offre tanto, però le case ti lasciano proprio a piedi. Di conseguenza io mi rendo conto che o allestisco la casa, o vado a scuola per imparare il tedesco, o vado a lavorare, o giro i video su YouTube. Di conseguenza ho fatto una programmazione molto lunga, un po' complessa forse, però è proprio perché sapevo che mi sarei trovato così, come vedete. La parete è completamente bianca, non è fatta apposta, è un caso, la casa è bianchissima, stile ospedale, l'unica cosa che si salva è il pavimento, che è finto parquet, però vi posso garantire che si graffia con una facilità fenomenale. E niente, abbiamo la lampada qua che mi sta facendo una luce calda, e quella del telefonino, luce, il flash praticamente, luce fredda, sto cercando di registrare come meglio posso. Ragazzi, che dirvi? I video ci sono, verranno caricate sul canale, ne farò altri, ho una lista infinita di video che vorrei portarvi, anche con il nutrizionista, e voi dite, e come lo fai a chiamare il nutrizionista? Lasciate fare, che ho già in mente qualche chicca che una volta che andrà in onda, vedrete, sarà fenomenale. E niente, ritorneranno anche i video, quelli dove mi alleno. Semplicemente questo. Ok, mi allenerò qua in Germania, quindi sentirete parlare in tedesco. Giustamente, ok? Niente ragazzi, io il video finisce qua, era semplicemente per dirvi questo, e buon allenamento da InSport. Ciao!